stasera parliamo di profumi che, se tornassi indietro, non ricomprerei. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Cristina e oggi parliamo di una categoria di profumi un po' particolare. In realtà io non sapevo se inserire, diciamo, nel titolo di questa categoria un'altra sottocategoria che ora vi racconterò, o inserire tutto insieme. Ho deciso di inserire tutto insieme, perché insomma mi sembra più semplice, fruibile per voi, per me, per tutti. Quindi insomma sarà un po' un misto, un calderone di varie cose, tra cui comunque anche dei profumi che mi sono stati inviati. Io ovviamente, come tutte le influencer italiane, quando mi inviano qualcosa ci penso sempre molto bene a come devo recensirla, nonostante le mie recensioni siano sempre sincere. Preferisco a volte non recensire o non mostrarvi sul canale alcuni profumi che non sono di mio gusto, che non ritengo essere meritevoli, più che altro a parte il mio gusto, di essere comunque consigliati, piuttosto che magari fare un video con una connotazione negativa, anche se in passato ne ho fatte, perché purtroppo, a differenza di quello che succede all'estero, dove comunque le influencer sono molto libere di fare le loro considerazioni e le aziende ci devono stare, si devono attaccare al tram, dite un po' come volete. In Italia c'è una specie di mafia per cui vieni, cioè non so, come quando l'Interpol ha le fotografie delle persone con scritto wanted, ecco, ci viene la tua faccia sopra. Siccome che io non ho mai avuto proprio l'ispirazione di diventare per forza un influencer, pur essendola diventata, ho deciso che me ne frego e in alcuni casi le mie recensioni saranno anche negative. È già successo in passato con dei profumi anche molto costosi e succederà anche oggi. Detto questo, io comincerei subito con una categoria di profumi che io definirei per arrivare alle spese gratuite di puntini puntini. Allora, solitamente io faccio una grossa ricerca, e voi lo sapete, per quanto riguarda i profumi, trovare delle novità, soprattutto per quanto riguarda il low cost, devo dire la verità, perché lì è un po' più complicato, secondo il mio punto di vista, trovare delle chicche che siano meritevoli di essere mostrate. In questo io non voglio essere fraintesa, perché ho tantissimi profumi che costano pochissimo e che li prediligo rispetto ad altri che costano 10 volte tanto. Non è questo il discorso, anche se tante volte mi è stata messa in bocca questa cosa, ma non mi interessa. Però è oggettivo che se una cosa costa poco, spesso e volentieri vale quel che costa, no? Ci sono dei casi però che sono delle eccezioni che confermano le regole, e io in questi casi ho cercato di portarvele sul canale, e sono tantissimi casi. Mi viene in mente l'amatissimo Pani Valeska, che qui me l'ero perso, questa saponetta profumo polacco, il brand si chiama Miracolo, sono dovuta andare a controllare perché non mi veniva in mente, comunque fa profumi, è storico in Polonia. Questo è un profumo che io pagai 3,49 euro su un sito che si chiama makeup.it, e mi eccitai talmente tanto quando mi arrivò, perché sa di saponetta della nonna praticamente, che lo mostrai immediatamente su tutti i social. Lasciamo stare che poi qualcun altro se ne piglia i meriti come sempre, ma questo è, diciamo che questo succede quando io devo arrivare a un tot di spese. Spesso e volentieri mi succede, per esempio, la mia tinta per i capelli è venduta solo da Notino, solo e soltanto da Notino, io ne compro, cioè non sono in grado di fermarmi e dire ne compro 10, non so, costano 5 euro, mettiamo, ne compro 10 e ho risolto. No, la mia testa non mi accompagna, ne compro 6, con il resto voglio comprare un profumo. E quindi vado cercando qualcosa o che ho visto, di cui ho visto parlare a qualcun altro, che voglio provare, oppure che così mi ispira e lo compro. In questa categoria c'è una serie di cantoni, prima fra tutte lui, di questo brand che in realtà mi ha regalato delle soddisfazioni, che è comunque il brand di Jean Arthès o Jean Arthès, che è questo qua, manco si legge come si chiama questo profumo. Questo profumo si chiama Macaron Amande, eccolo qua. Allora, secondo me prometteva benissimo il packaging, prometteva benissimo tutto. In realtà purtroppo no, perché per me questo profumo
È orribile. Eccolo qua, fa parte tra l'altro di una linea che si chiama Tea Time e io non lo sapevo. Comunque le sue note dovrebbero essere la quintessenza della meraviglia, perché quando leggo mandorle, prugne secche in testa, nel cuore io troppo fiore d'arancio, nel fondo latte e vaniglia, io divento praticamente pazza. Io sto leggendo Fragrantica, che lo paragona addirittura in maniera folle, secondo il mio punto di vista, ad Heliotrope di Reminiscence, con cui non ha, cioè, non ci somiglia proprio, cioè non si può dire sia un dupe, veramente, non si somigliano, quindi non capisco questa recensione. Ci sono una marea di recensioni positive che parlano di un bellissimo profumo latteo, vanigliato, mandorlato. Ho visto tante recensioni anche su YouTube parlare di un profumo buono, buonissimo, in realtà è un profumino molto molto cheap, ma molto cheap, secondo me, come odore, non come costo, una cozzaglia di un profumino dolce che profuma di deodorante malizia. Ve li ricordate i deodoranti malizia? Quelli che abbiamo usato tutte da ragazzine, quindi non è che siano cattivi, ma cioè per me non ha nessuno di questi sentori lattei così buoni come molte persone definiscono. Quindi per me questa è stata una bocciatura totale, cercherò di sgombrarlo in qualche modo, tra in vendita o cose del genere, ma penso di averlo pagato tipo 15 euro, quindi non so come andrà a finire, ma per me questo è un no. Un altro sonorissimo no è questo profumo che si chiama Musk is Great di Noia, mi pare sia, chi lo sa se si chiama così. Allora io questo profumo ve l'ho fatto vedere, ve l'ho fatto pure comprare, ma abbiate pazienza, allora, l'ho usato così, è pure parecchio buono, cioè io non capisco. Ovviamente io di solito quando compro o mi inviano dei profumi che hanno un certo costo, io prima di mostrarvi li testo per settimane, ve lo posso assicurare, perché comunque lungi da me farvi acquistare qualcosa di così costoso che non valga la pena, almeno secondo il mio modestissimo parere, ma soprattutto anche quando faccio i video non vi spingo mai a comprare qualcosa, ma vi dico sempre di andare ad annusare qualcosa. In questo caso potevo spingermi perché, boh, 15 euro, 16 euro, 10 euro, dipende. Questo profumo che dovrebbe essere muschiato, speziato, leggermente comunque verde, in realtà è orribile, cioè nel senso, annusato da qui è buono, la prima volta che l'ho spruzzato mi piaceva pure, le altre volte io non so, ho provato una repulsione totale per questo profumo, perché è un profumo che ha la prima volta mi ha anche stupito come evoluzione, come durata, come sembrava un profumo artistico, anche la boccetta in sé, il packaging che ora non ho qui, è proprio un packaging, cioè, importante, non è un packaging cheap, cioè guardate che bella che è questo adesivo che comunque sembra un'incisione, è bellissima la boccetta. Purtroppo non so nemmeno descrivervelo, perché sulla mia pelle risulta un odore verde parecchio sgradevole che io non riesco a portare, non so come mai, quindi per me questo è stato un flop totale, purtroppo. Poi cerco di andare piuttosto veloce, ne ho presi due, ma io purtroppo boccio tutta la linea. Li ho mostrati tante volte anche in negozio da Profumix, ma io non riesco ad apprezzare fino in fondo questi profumi di Sasva Parfum, questo brand indiano che fa questi profumi che in realtà hanno delle note, delle costruzioni molto belle, solo che io ho notato una cosa, che ovviamente annusandoli così in negozio oppure come prima annusata sulla pelle o sulla mouillette, soprattutto sulla mouillette, non mi accorgevo di questa cosa, cioè che hanno un'apertura e un inizio, un'evoluzione, diciamo una prima evoluzione molto bella. Questo per esempio è Reverie de la Rose e ha un che talcato, cipriato, proprio un po', è una rosa un pochino civettuola, come piacciono a me, quindi questo profumo diciamo che sulla carta, tra l'altro del brand, era uno dei miei preferiti, però tutti ho notato che hanno qualcosa che manca nell'evoluzione, c'è qualcosa che stona, qualcosa che a un certo punto si ferma e li fa diventare più
Non banali, però è come se, cioè, non so, vedete il trailer di un film che vi entusiasma, lo andate a vedere, il film non è brutto, però non è nemmeno questa meraviglia. Ecco, un po' questo mi è successo con questi profumi, tutta la linea in realtà, tranne che quello giallo, che è l'unico che non possiedo, che è carina, cioè questo mi ha inviato il brand, quindi a me spiace, però è quello che penso, in tutta sincerità, che è quello al mango. Che quello è buonissimo, quello ne ho provato un campione utilizzandolo proprio, sicuramente non l'ho utilizzato diciamo nel periodo stagionale giusto, però comunque mi è piaciuto moltissimo, quello secondo me è il più bello della linea, peraltro è un profumo molto bello dedicato al mango, come non ce ne sono in circolazione, perché ce ne sono veramente pochissimi e questa è una riflessione che facevo proprio insieme a Teo, quindi purtroppo per me questa linea è una linea che mi hanno inviato, sì, ma se avessi dovuto comprare non avrei, cioè avrei comprato probabilmente presa dall'entusiasmo perché sono davvero buoni, ma mi sarei pentita di aver comprato perché poi sinceramente anche il prezzo per me non vale il contenuto, ecco. Questo ovviamente è sempre detto con tutta l'educazione di cui sono capace, ma è quello che penso. Poi boccio assolutamente due di questi profumi che sono i profumi di O Boticario, io ho questi due. Io vi mostrai questo e me ne parlai pure bene, mi ricordo, e ve ne parlo anche oggi bene, per carità, però provo un fastidio incredibile, che è un fastidio che ho già provato in passato. Quando me ne ho parlato in passato, ho associato questo brand a Avon. Lo associo ad Avon perché comunque ha lo stesso metodo di vendita, cioè tramite presentatrici, e quindi voi non avete questi profumi nei negozi fisici o comunque i prodotti nei negozi fisici, ma bensì, li avete, comunque. Così, online oppure attraverso delle presentatrici. Io ho ricevuto anche altre cose del brand. Mi ricordo che avevo un sapone che però, cioè, aveva un erogatore assolutamente anche lì, cioè, perdeva. Non sono rimasta molto soddisfatta. Ma perché l'ho paragonato ad Avon oltre che a questo? Perché comunque, come molti profumi di Avon, che per carità è un'azienda storica, che comunque se esiste da tanti anni è perché avrà fatto il suo corso, ma molto molto spesso Avon fa dei profumi, tranne che qualche bestseller suo, che su di me hanno un'evoluzione assolutamente così strana, se non bizzarra, ma soprattutto si possono chiamare pera e sapere in realtà di fagioli, cioè non so, come questo che non è brutto perché è un profumo che, a parte il pack, che è bellissimo secondo me, proprio bello, cioè non mi piace tanto questo rosa confetto con questa scritta, questo tappo argentato, satinato, proprio bello. È un profumo fruttato, un anonimo profumo fruttato che però si chiama Egeo, quindi è una linea che si chiama Egeo, e questo è il Choc. Dov'è il Choc? Non c'è. Quindi per me, se io avessi dovuto comprarmi questo profumo e mi fosse arrivato a casa, ve lo dissi anche in quel video che non sa di cioccolato, perché è inutile che io racconti così, fischi per fiaschi, non sa di cioccolato, però sinceramente se io compro un profumo che c'è scritto Choc e tra le note c'è il cioccolato, deve sapere di cioccolato da qualche parte, qui proprio non pervenuto. Quindi per me sarebbe stato un acquisto assolutamente da non consigliare. Questo è un profumo che si chiama Glamour Diva. Anche qui abbiamo, non so se sia il dupe di qualche altro, probabilmente sì, però è uno di quei profumi che, boh, fra gli scaffali delle profumerie, diciamo, tradizionali, tra i profumi low budget, potete sentire in almeno 10-20 profumi diversi. Proprio, cioè, il solito sentore, non so. Un po' stile La Vie Belle, no? Che io tra l'altro detesto profondamente, cioè, ma non perché abbia un problema in particolare con, è proprio non mi piace quel profumo, è un genere che non fa per me. Questo sì è l'ennesimo clone un po' ritrattato di quel genere, quindi secondo me diciamo che almeno questi due per me sono bocciatissimi. Poi eccomi qua, altro acquisto fatto per arrivare alle spese gratis di Notino è questo Pure Blanca di Avon, appunto, andiamo a parlare di Avon. Purtroppo su di me questo profumo fa un effetto stranissimo. Questo è un profumo che usano in tantissimi. È uno dei best seller di Avon, sa di pulito, dovrebbe sapere di pulito un po' stile Blanche di Viaredo, ecco, quel pulito leggermente agrumato, però con un, cioè,
La nusarda qua è bellissimo, quindi potrebbe essere la mia pelle che ha questo problema. Persistenza direi scarsina, però veramente ci ho preso questo profumo così, cioè per tutto 5 euro, 4 è pochissimo. Sulla mia pelle però assume un sentore che sa di pulito, un pulito appunto leggermente speridato e muschiato, quindi un connubio bello secondo me per quanto riguarda i profumi di pulito, ma su di me sa di fritto. Allora, ce l'avete presente quando c'è sfoderate tutta la lista delle parolacce che sono in vostro possesso perché avete, che ne so, lavato le giacche, no? I piumini di casa, no? Vostro, di vostro marito, di vostri figli, invece di riporli nell'armadio o comunque nell'armadio guardaroba che sta nell'entrata, li avete lasciati appoggiati sul divano o su una sedia e poi vi siete messi a friggere le frittelle di riso o non lo so, gli arancini o piuttosto che i bomboloni. Quando andate così, subito non ve ne accorgete nemmeno, appena comunque uscite e rientrate, oppure vi infilate il cappotto e uscite, fate, sentite, perché con l'aria fresca che vi pulisce le narici, avete questa sensazione di sentire l'odore di pulito proveniente dalla giacca pulita, quindi che sa di detersivo barra morbidente, col però l'odorino di fritto. Per me questo è Blanc, ciao, Pur Blanca di Avon. È stata una delusione cocente che io non consiglierei a nessuno, ma questo è un problema che dà a me. Io l'ho provato più e più volte perché non mi rassegnavo a questa cosa, però tira fuori la mia pelle proprio un odore di fritto. Non mi era mai successo con nessun profumo, c'è sempre una prima volta. Ultimissimo per oggi è un altro dei miei acquisti per arrivare ai 50 euro e avere la spedizione gratuita, e si tratta di questo profumino Simpy, di cui ci sono tantissime recensioni su fragrantica.com, e che potevo leggere, ma perché leggere, Cristino, quando puoi farti prendere la mano e comprare cose a caso? Certo che sì. Si chiama Halloween e il brand è Halloween, ci sono diverse, cioè c'è 3 o 4, 5, 25 mila flankers di Halloween, sicuramente gli altri sono pure più buoni, non è che il profumo sia cattivo, però io non ho capito perché il brand si chiama Halloween, capito? E non ho capito perché il profumo si chiama Halloween, cioè per me questo profumo è un marino anche piuttosto classico, stile REM però... non ha, cioè diciamo che è un mix fra il REM classico e il CRM. CRM è un REM con la violetta dentro, quindi questo somiglia di più al CRM, anche se il CRM è profumo di pelle di sirena, ve l'ho scritto tantissime volte quel profumo, io lo tengo come una reliquia praticamente perché è fuori produzione, se lo trovate compratelo proprio così, lo dico io perché è buonissimo. È un marino con la violetta, qui c'è della violetta dentro, infatti comunque viene richiamato anche dal liquido il colore. Il profumo è carino, ma perché, why ti chiami Halloween? Quando mi è arrivato ho detto, ma perché? Cioè, è qualcuno morto ammazzato in mare? Affogato? Ce l'hanno affogato, c'è Jason di venerdì 13, l'ha affogato in mare, non lo so, cosa c'entra? Io mi aspettavo un profumo, vabbè, non ho letto nulla, un profumo, anche qui parliamo di 12-13 euro di spesa, però mi aspettavo un profumo scuro che vi ricordasse, c'è cioè un Sabbat, una riunione di streghe, qualcosa di molto così, cioè non lo so, avevo anche questo progetto di inserirlo e l'ho fatto, credo, nei profumi per Halloween, ma questo profumo non sa di Halloween, cioè non ha niente, anche se non c'è il patchouli che magari può ricordare, non c'è niente, quindi sinceramente se tornassi indietro per avere l'ennesimo marino che somiglia a un altro non me lo ricomprerei. Finito qui per oggi, appoggio con la mia delicata manina, gentil manina, il mio profumo, ho finito qua, sono già 22 minuti di video, io non riesco a essere sintetica nella mia vita, non ce la farò mai, vi ringrazio come sempre di essere stati qui con me anche oggi, ricordate comunque di mettere mi piace, condividere il video, fare tutto quello che dovete fare se lo volete fare, e vi saluto e ci vediamo con il prossimo video profumato, ciao!